Cari telespettatori, rieccoci insieme, rieccoci supportati come sempre dall'FNP CISL, pensionati della CISL e dalla segretaria generale dell'FNP Veneto, Vanna Giantin. Ben ritornata virtualmente con noi, segretaria, questa volta collegata dalla Grazie. sede. Sì, bisogna. Di questi Prudenza tempi non è mai troppa. bisogna fare anche queste cose qui. Ecco, no, ma è anche un segnale che io chiedo a lei di ribadire nei confronti degli anziani che vi seguono, che seguono costantemente gli vostri appuntamenti. Quanto è importante stare attenti alla prudenza e a volte evitare spostamenti inutili o andare a trovare anche di consueti amici, parenti, nipoti, lo dica lei che è più autorevole. Diciamo che di questi tempi è meglio uscire il meno possibile. Poi noi siamo contro il lockdown per gli anziani, per fasce d'età, però raccomandiamo agli anziani di uscire, di fare una breve passeggiata, di prendere un po' d'aria, però di fatto di non andare a incontri con amici, di non andare dove ci sono assembramenti, quindi stare molto attenti a non avvicinarci a questioni di assembramenti. Perfetto, l'orario delle prime 2 ore del mattino che è stato un po' dedicato alle persone più anziane per la spesa, come vi vede? Che posizione prende? È recentissimo, Ma per cui magari. a me non, per carità, se è diciamo un canale riservato agli anziani perché non trovino altra gente con cui incontrarsi va anche bene. Però dire dalle 8:30 alle 10 del mattino solo quella fascia per gli anziani non va bene. Può essere una fascia raccomandata, Sì, ma siccome gli infatti. anziani di solito praticamente si muovono presto, però andiamo anche verso il freddo, quindi non so se sono le ore più indicate. Beh, insomma, sperando che non, almeno possono, se vogliono, possono avere qualcosa, Esatto, un momento. diciamo che può essere una scelta dove possono sapere che in quella fascia trovano meno confusione, tutto lì. Certo. Allora, parliamo questa volta di sanità e di chiusure, tra virgolette, di lockdown. Purtroppo la sanità lamenta una carenza importante di organico che emerge sempre più. Nella nostra regione, per fortuna, a livello di posti letto ospedalieri, sembra che non sia quello il problema, speriamo che non lo diventi mai, rispetto ad altre realtà, ma il personale invece, che tra l'altro magari si ammala nell'RSA, per esempio, sono stati coinvolti dalla patologia, in altre strutture mancano infermieri, mancano medici, insomma, questo è un problema molto importante. E poi il blocco dell'attività ordinaria che coinvolge un po' tanti pazienti trasversalmente, anche gli anziani, per quel che riguarda la prevenzione ancora di più. Allora, qual è la situazione, segretaria? Allora, noi sappiamo, e tra l'altro ieri la CISL ha fatto una conferenza stampa in questo, che mancano molti infermieri e molte OSS, quindi sia soprattutto nelle case di riposo, ma anche negli ospedali, al punto che gli infermieri li hanno praticamente transitati dalle case di riposo agli ospedali, peggiorando la condizione delle case di riposo. Quello che manca poi totalmente è la sanità nel territorio, nel senso che se gli anziani potessero essere curati adeguatamente a casa, probabilmente non andrebbero in ospedale, ma non solo gli anziani, anche gli altri. Il ricorso continuo agli ospedali è perché nel territorio non c'è una sanità assistenziale che permetta di assistere le persone a casa. Allora, noi abbiamo questa cosa folle che ogni tanto esce del lockdown per fasce di età che noi rifiutiamo categoricamente. Non è ghettizzando gli anziani nelle proprie case o nelle case di riposo che risolviamo i problemi di carenza di organico nella sanità. L'aver chiuso, tra l'altro, la sanità cosiddetta ordinaria, quindi tutte le visite mediche, tutte praticamente i controlli che erano programmati, che sono tutti rinviati, ci riporta alla condizione del precedente lockdown, che con la chiusura ha allungato di molto le liste d'attesa. Per alcuni potrebbe essere anche una situazione molto negativa, perché probabilmente non si fanno quegli accertamenti che sono necessari perché una persona stia bene. E Sì. allora,
Qual è il problema? Il problema è che tutto questo, blocco della sanità ordinaria, carenze di infermieri e di OSS nelle case di riposo, carenza di infermieri anche negli ospedali, tanto è vero che noi abbiamo continuamente la denuncia che i posti letto ci sarebbero, ma mancano Eh sì. medici e infermieri. Questo che cosa significa? Che nei mesi che sono passati dalla precedente lockdown a oggi non si è fatta nessuna programmazione per dotare le strutture sanitarie degli ospedali e delle case di riposo degli necessari organici. L'altra cosa ancora peggiore è che a molti medici di famiglia che sono andati in pensione non c'è stata sostituzione e quindi anche nel territorio manca sostanzialmente quelli che dovrebbero in qualche maniera occuparsi delle persone a domicilio. Noi abbiamo assistito nell'ultima programmazione fatta dalla Regione a un bellissimo documento che tra l'altro parlava di infermieri di famiglia, che parlava di sanità integrata nel territorio, eccetera, però è rimasto un bellissimo libro dei sogni. Perché ci possono essere anche tutti i posti letto di questo mondo, ci possono essere le terapie intensive sufficienti, ma se non c'è l'organico di infermieri e di medici, chiaramente i posti letto non servono a niente. Ecco. Ancora peggio, nelle case di riposo la situazione qual è? Che avendo le svuotate di infermieri che sono transitati negli ospedali, oggi nelle case di riposo abbiamo una carenza di organico che sostanzialmente si riflette sulla cura degli anziani. L'assessore Lanzarini l'altro ieri ha detto: stiamo facendo l'impossibile per garantirti a tutti il minimo vitale. Che cos'è il minimo vitale in una casa di riposo? Noi avevamo tra l'altro insistito molto perché nelle case di riposo, dove già col precedente lockdown sono stati chiusi gli accessi ai parenti, e quindi non c'è più stato contatto tra i parenti e gli anziani che sono ricoverati, ci fosse almeno un meccanismo che permettesse agli anziani di vedere i propri parenti e viceversa attraverso strumenti tecnologici, tipo i tablet, tipo i telefonini, eccetera. Oggi viene meno anche questo, Ma perché mancano le persone? Perché la carenza di personale fa sì che quelli che ci sono, che già fanno straordinari a non finire, che già lavorano 12 ore al giorno, che già corrono come i pazzi perché il personale è carente, sicuramente non hanno il tempo anche di fare la funzione di visibilità tra gli ospiti e i familiari. Chiaro, diamo un po' di numeri perché può essere anche significativo. Quindi chiedo gentilmente dalla regia se ci mettono in onda innanzitutto lo slide sugli infermieri per capire di cosa stiamo parlando quando lei dice carenza di personale, perché dice che 34.000 sono gli occupati in totale, 24.000 nella sanità pubblica, 3.500 nelle case di riposo, 6.500 nella sanità privata e negli altri servizi. Però c'è il problema anche l'altro dei pensionamenti. Perché Esatto. 550-600 sono i pensionamenti e quindi non si Questi riesce a sopperire. quelli avvenuti nell'anno 2019, che se noi li moltiplichiamo nel triennio praticamente, perché le programmazioni sono triennali, vuol dire che abbiamo circa 2.000 persone in meno praticamente sul triennio. I laureati per ogni anno sono 1.300. Quindi accumulando nel tempo abbiamo una carenza e un fabbisogno totale di 8.000 unità. Niente, proprio di meno. Per quel che riguarda Esatto. poi le OSS, operatori sociosanitari, vediamo la slide successiva. 35.600 occupati in totale, nella sanità pubblica 8.600, 23.000 nelle case di riposo, 400 per la sanità privata e altri servizi, però 12.000 sono oltre 55 anni. E quindi sono quelli che si possono programmare la pensione negli prossimi anni, perché molti di questi poi entrano nei cosiddetti lavori usuranti. Sappiamo che quello degli OSS Eh è sì. un lavoro pesante.
Se ve ne vengono formati solo 4.000 nel triennio 2017-2019, significa che noi abbiamo una carenza annua di 2.000 unità e quindi non riusciamo mai ad andare in pari. Eh sì, ecco, quindi questo già altre unità. Però per sopperire a questa carenza, per esempio parlo degli infermieri, occorre un concorso pubblico e anche i medici, occorrono concorsi pubblici che non dipendono dalla regione, mi pare, o no? Mi Allora, corregga. ci sono i concorsi pubblici, ci sono anche le programmazioni che la regione avrebbe dovuto fare attraverso la qualificazione, con le borse di studio dei medici, che non ne sono stati fatti. Allora, oggi paghiamo quello che non è stata la programmazione degli anni passati, sia in termini di, diciamo così, corsi per infermieri. Perché comunque gli infermieri hanno una laurea triennale e Certo. quindi se noi li mettiamo oggi li abbiamo pronti fra 3 anni, e sia quella della specializzazione dei medici. Perché oggi quando parliamo di medici parliamo anche di carenza di determinate specializzazioni Sì. specifiche che servono soprattutto nelle terapie intensive. E quindi chiaramente non è una cosa che si improvvisa così. Allora, noi chiediamo, la CISL ieri l'ha chiesto con forza, che si metta in campo una programmazione immediata sia di medici che di infermieri che di OSS, però sapendo che questi non li abbiamo a disposizione domani mattina. Quindi probabilmente bisognerà anche ricorrere a interventi straordinari. Quali possono essere oggi gli interventi straordinari? Possono essere chiedere agli infermieri che lavorano nelle case di cura private oppure in determinati reparti degli ospedali, che non sono quelli sotto tensione, la disponibilità anche a lavorare in straordinario in determinate situazioni. Ma potrebbe essere anche quella di chiedere a chi si è pensionato e magari si è pensionato con quota 100 o con condizioni diciamo di accesso in età abbastanza non elevata, di poter ritornare in questa emergenza a lavorare in ospedale o in casa di riposo. Ovviamente bisogna mettere in campo condizioni straordinarie in termini fiscali e in termini di prestazione economica, perché sennò è chiaro che questi non ritornano. Siccome si è chiesto già nell'altro lockdown il ritorno in ospedale dei medici che si erano pensionati e degli infermieri che si erano pensionati, questa potrebbe essere una strada in emergenza che non può diventare stabilità e che quindi ci permette in questo momento di dare risposta alla grave emergenza che c'è sia negli ospedali che nelle case di riposo. Assolutamente. Tra l'altro, la situazione nelle case di riposo, come avete analizzato voi, e vediamo la slide contagi Covid nelle RSA, dal 20 febbraio 2020 che avete registrato, è una situazione pesante, continua ad essere pesante. Vediamo qui un grafico che ce le illustra. Allora, la slide ci dice che tra l'aprile 2020, 16 aprile, il primo dato che abbiamo avuto, al 18 maggio, c'è stato praticamente un calo dei contagi, perché si era intervenuti in quella fase proprio per fare in modo che evitassero i contagi e si mettessero in sicurezza le case di riposo. Tanto è vero che noi non ci aspettavamo un ritorno di aumento di contagi, perché pensavamo che dopo l'esperienza fatta tra aprile e maggio scorso si fossero messe tutte quelle condizioni di sicurezza che praticamente dovevano evitare che nelle case di riposo si cominciasse a diffondere di nuovo il contagio. Se teniamo poi conto che non c'è stato l'accesso dei familiari, perché sono stati chiusi tutti gli accessi ai familiari, e dove ci sono stati i contatti con i familiari sono stati o attraverso porte di vetro o attraverso plessiglass, quindi un contatto fisico diretto non c'è mai stato, il fatto che ricominciasse il contagio dentro le case di riposo ci ha lasciato molto perplessi, perché vuol dire che non sono stati messi in atto tutti i dispositivi di sicurezza che dovevano evitare che praticamente gli anziani si contagiassero.
Praticamente il contagio è avvenuto dal personale che lavora nelle strutture, che hai famiglia, la Sicuramente a contratto. portarlo dentro può essere stato il personale, ma questo ci mette ancora una volta di fronte al fatto che il personale che è entrato e che ha potuto contagiare vuol dire che non è stato dotato intanto del controllo continuo coi tamponi per capire chi era negativo, chi era positivo, e poi di tutti i dispositivi necessari perché non si diffondesse il contagio, perché gli anziani non sono usciti, i familiari non sono entrati, quindi le case di riposo dovevano mettere in condizione di sicurezza gli ospiti che erano dentro, perché non ci sono stati contagi tra anziani e familiari. Perché l'altro problema poi che ci ha messo in allarme, molto grosso, è che sono ricominciate i decessi. Infatti, Allora, vediamo la dai. slide successiva, decessi nell'RSA dal 20 febbraio 2020, vediamo questo grafico che è Allora, fino a maggio inquietante. 2018 i decessi qualificati Covid nelle case di riposo erano 736. Il 6 di novembre siamo arrivati a 1081 e il 10 di novembre siamo arrivati a 1120, il che vuol dire che su una settimana c'è stato un aumento sostanzialmente di oltre 100 decessi. Allora, se questo è il trend, vuol dire che continua uno sterminio nelle case di riposo di anziani che sostanzialmente da contagiati diventano deceduti. L'altro problema vero è che nella prima fase di lockdown noi abbiamo assistito al fatto che sono morti più per isolamento oppure per depressione, eccetera, che per Covid, almeno che non sia stato il fatto che anche quelli che sono deceduti per altre patologie avessero il Covid e non fossero stati accertati. Perché abbiamo fatto una verifica di decesso, di differenza tra gli anni 2019 e 2020. Dovreste avere anche una Sì, degli slide su anziani questo. deceduti, vediamo decessi della slide successiva, decessi degli anziani anno 2019-2020 per le varie province, la divisione da Belluno, Padova, Allora, noi Rovigo. abbiamo visto che prendendo a paragone gennaio-febbraio 2019, gennaio-febbraio 2020, addirittura i decessi degli anziani erano diminuiti, perché nel 2019 c'erano 7.456 deceduti e nel febbraio, il paragone dei 2 mesi, erano 6.426. Poi marzo, aprile e maggio, che sono stati i mesi di lockdown e di diffusione del virus, praticamente c'è stata un'impennata per cui siamo passati dai 9.100 deceduti dell'anno 2019 agli 11.174 sostanzialmente dell'anno 2020, quindi un più 23%. Però secondo i dati che ci hanno dato per decesso da Covid, solo l'8% è deceduto con diagnosi di Covid. Gli altri sono deceduti per, diciamo, depressione, per sentirsi abbandonati, per non avere più contatti con i familiari, e quindi questo ha peggiorato enormemente la condizione degli anziani nelle case di riposo. Come si riesce però proprio praticamente anche ad ovviare questo? Non è una cosa semplice. Io ho parlato con una persona, per esempio, che opera, che lavora come in una casa di riposo, e mi diceva: guarda, nel periodo quest'estate ogni tanto ci si toglieva la mascherina perché hanno bisogno di vedere il sorriso, di vedere l'espressione del viso, soffrono tantissimo. Allora ti togli la mascherina, ma non, li contagi, allora ti metti la mascherina, ti bardi completamente, non ti riconoscono, vanno in depressione. Cioè, non è una cosa facile. E gli operatori sociosanitari hanno la loro vita, la loro famiglia, cioè, diventa molto. Anche per loro, perché molti di loro ci dicono: noi quando usciamo da lì abbiamo, o anche quelli che lavorano negli ospedali, soprattutto nei reparti Covid, ci dicono: noi quando usciamo da lì e andiamo a casa verso le nostre famiglie, ci facciamo mentalmente il resoconto di che cosa abbiamo fatto nella giornata per capire se per caso abbiamo commesso qualche errore.
perché sappiamo che gli errori o le sbadataggini vuol dire che portiamo a casa nei nostri familiari il rischio del Covid. Allora, il discorso degli anziani perché non vadano in depressione non si risolve con l'operatore che si toglie la mascherina per far vedere il sorriso, ma si toglie attraverso un contatto continuo tra gli anziani e i propri familiari, che può avvenire attraverso un tablet, una televisione, perché è questo che loro hanno bisogno di vedere, attraverso una finestra, quelli fuori e quelli dentro. Però se poi la gente non ha il tempo di metterli davanti alla finestra o di accendere il tablet o di accendere il telefonino, è chiaro che l'anziano si sente totalmente abbandonato, soprattutto abbandonato dai familiari, non da chi li assiste. E i familiari si sentono praticamente defraudati della conoscenza delle condizioni di salute dell'anziano. Ci sono Chiaro. state, ci sono in questi giorni, delle iniziative di gruppi di familiari e quindi di comitati di familiari che stanno denunciando anche in Veneto questa situazione ai prefetti per dire chiaramente che loro sono impediti a vedere e a sentire i propri familiari e dall'altra parte i familiari vanno in depressione continua. Chiaro. E abbiamo veramente 2 minuti alla chiusura, segretaria. C'è la questione vaccini, mancano i vaccini, c'è stato un primo slot che è stata fatta, però deve essere fatto anche, insomma, c'è un po' un problema con i vaccini. Anche qui pare che la regione ci abbia preso in giro, nel senso che prima è stato lanciato addirittura l'allargamento da 60 a 65. Perché vista la situazione Covid, sembrava che tutti dovessero essere vaccinati. Poi abbiamo assistito che i vaccini non arrivavano nelle farmacie e quindi anche chi si voleva vaccinare, se aveva, qualche, problema, non trovava il vaccino da comprare. Poi sono partite le vaccinazioni sui medici di famiglia. Ed è saltato fuori che non ne hanno a sufficienza per vaccinare neanche quelli che la legge prevede che dovrebbero essere vaccinati. Allora, adesso si dice che il contingente che è arrivato è totalmente esaurito, che ne dovrebbe arrivare un altro contingente verso dicembre, però chiaramente siamo di fronte a annunci, promesse e nel territorio i vaccini non ci sono. Né dai medici di famiglia né tantomeno negli ospedali, nelle farmacie. Chiaro. Allora, tutta questa è la situazione che è stata inquadrata. Voi naturalmente non state tranquilli, non state zitti, vi muovete di conseguenza costantemente per cercare di Allora, sbloccare noi questo. abbiamo lanciato la necessità di incontri con la Regione Veneto, anche perché soprattutto nelle case di riposo noi siamo convinti che questa situazione sia anche il risultato della mancata riforma delle IPAD e quindi di una mancata programmazione di cosa vuol dire RSA nel territorio veneto. E quindi manca. Però in questo momento, per sopperire a questa situazione grave di carenza, bisognerà che anche la Regione vada alla ricerca di soluzioni straordinarie che devono essere messe in campo. Chiarissimo. E quindi chiaramente già lunedì prossimo, mi pare, la Regione ha annunciato a CGIL, CISL e UIL un incontro in videoconferenza. Noi insisteremo perché ci siano in questo momento soluzioni straordinarie che diano ai nostri anziani una dignità di vita dentro e fuori dalle RSA. Perché se nelle RSA la situazione è grave, ricordiamoci che molti vivono da soli e non sono assistiti a domicilio. Chiaro, E quindi sì. anche quello sta diventando un grave problema. Perché chi si trova da solo a casa, magari col Covid, e non riceve né la visita di un medico né tantomeno assistenza per una, due, tre, 4 settimane, è chiaro che cade in depressione. Tra Bravissima. l'altro, dovevano essersi le USCA, che erano queste unità sanitarie di assistenza sul territorio, che dovevano girare, ne sono state, diciamo, costruite metà di quelle previste e anche qui siamo in forte carenza. Allora, la Regione, a parte dare numeri, a parte dire che sono bravi, devono dirci come risolvono questo stato di emergenza e poi programmare seriamente cosa sarà nel futuro
l'entrata di medici, di specialisti, di infermieri e di Chiaro. OSS. Segretaria, grazie mille, estremamente chiara, conforta molti che si trovano in difficoltà perché dicono almeno qualcuno ci pensa e cerca di fare qualcosa, quindi come vedete c'è qualcuno che ci pensa e si attiva. Voi dell'FNP-CISL come sindacato in questo caso vi muovete anche a livello unitario, quindi siete forti, si spera che vi possiate ottenere qualche cosa. Naturalmente invito i telespettatori, rivolgetevi alle sedi dell'FNP-CISL, telefonate, programmate anche un incontro oppure chiedete consigli e suggerimenti, non siete soli, c'è chi si occupa di voi oltre naturalmente alle famiglie. Grazie ancora, segretaria. Noi raccomandiamo di non cadere in depressione, noi abbiamo dei numeri di telefono, ma ci sono anche le associazioni di volontariato tipo l'Auser, tipo l'Anteas, eccetera. E quindi prima di cadere in depressione si facciano sentire, che noi Chiamare. cercheremo di fare quello che è possibile. Perfetto, io la ringrazio moltissimo, buon lavoro perché so che ne avete tanto. Grazie ancora. Arrivederci anche voi telespettatori, alla prossima.